facessi un cenno a questa iniziativa molto lodevole, per cui parte dei proventi che si ricaveranno nel corso dei vari concerti, dei 5 concerti, andranno a favore di un'associazione che riguarda le adozioni a distanza. Pochi. Sì, buonasera a tutti intanto. Questa stagione, quest'anno l'abbiamo fatta in collaborazione con un'associazione internazionale, Action Night, che in pratica si occupa di adozioni di bambini a distanza. Quindi parte del ricavato dell'incasso di 5 concerti andrà a favore di questa iniziativa. Io ho parlato prima, quindi grazie anche a voi naturalmente per il vostro supporto. Ho parlato prima di un'evoluzione, no? Generalmente si va un po' tenuta stagna, invece i concerti del Chiostro si sono aperti ormai da qualche tempo a nuove forme di musica, prima la musica classica soltanto, poi uno spiraglio di opera, magari breve, e adesso già dall'anno scorso il jazz, e poi vedremo mercoledì un altro ancora, altri orizzonti, insomma. Come mai questa evoluzione? Allora, l'evoluzione è stata un po' quasi un passo naturale, nel senso che siamo partiti, come giustamente dicevi te, con i concerti di musica classica, però poi abbiamo cercato di ascoltare un po' quelle che erano le esigenze del pubblico e abbiamo visto che gradivano anche ascoltare qualche altro genere di musica. E siccome il nostro scopo è quello di assecondare un po' quelli che sono anche i gusti del pubblico e comunque fare in modo che il pubblico alla fine si diverta, perché poi è vero che c'è l'aspetto culturale che è fondamentale, ma insomma uno deve uscire dal concerto anche, come dire, gratificato e gioioso, non signora dice certo. E quindi praticamente abbiamo fatto l'anno scorso l'esperimento con il jazz con Roberto Ottaviano e abbiamo visto che ha avuto un grande successo. Beh, poi abbiamo avuto allievi. Il successo è quasi scontato e allora quest'anno abbiamo voluto ripetere la proposta con Cesare Picco, che trovo sia un eccezionale artista. E proprio oggi mentre provava pensavo, è più pianista o più compositore? In realtà è un musicista che scrive della bellissima musica, che improvvisa. E gli ho chiesto prima del concerto, ho detto: Cesare, che fai stasera? Ho detto: guarda, non lo so, boh, vedremo. Vedremo che cosa suona, improvvisa in realtà, improvviserà. E poi abbiamo l'evento mercoledì prossimo dei Buena Vista Social Club, questo gruppo storico che rappresenta tutta la storia della musica cubana, e peraltro noi li avremo in una veste abbastanza insolita, perché saranno, collaboreranno con loro un'orchestra sinfonica, l'Orchestra Filarmonica Pugliese, con dei solisti ospiti, e quindi insomma credo sarà una cosa bella, spero almeno. Va bene, grazie. Avevo dimenticato volevo pregarvi di spegnere, va bene, l'avete già fatto, di spegnere i cellulari.